chiama Controrassegna Stampa, la nuova rubrica settimanale, e poi dice: funziona così, Bugani si collega con il suo computer al portale della cosa e poi apre un po' alla volta i link degli articoli che ha selezionato durante la settimana commentando in diretta. Insomma, quindi ci fanno capire che non siamo passati inosservati e quindi niente, insomma, Sai cosa mi fa no, non ci piacere? spaventiamo. Mi fa piacere che Repubblica abbia già trovato il nome per questa nostra controrassegna stampa che era stato buttato lì. Poi abbiamo chiesto alla comunità, insomma, di trovare, di indicarci il nome più giusto, più azzeccato, eccetera. Però aspettavamo nei prossimi giorni di decidere di trovare quello ufficiale. Ma a quanto pare ci ha già battezzato il giornale il Gruppo L'Espresso, quindi ce lo teniamo per fargli un favore, insomma, siamo gentili, siamo inclusivi. Come vuoi, decidi tu. No, non voglio decidere io. Deciderà la nostra chat. Tra l'altro, andiamo a vedere un po' di persone anche perché, oltre a salutare e insomma a chiedere scusa per l'effettivo ritardo di questa mattina, voglio raccontarvi Oltre a perché salutare e insomma a anche chiedere scusa per il. scusate, è partito l'audio e purtroppo dipende dal nostro flash player. Dicevo, oltre a salutarvi e chiedervi diciamo scusa per il ritardo, vi voglio raccontare che c'è una novità. La novità è che stiamo trasmettendo su doppia piattaforma. Nel senso che abbiamo anche attivato il canale Ustream e stiamo per posizionare la nostra nuova chat, che sembra una sciocchezza, ma in realtà è interessante perché è molto più leggera. Poi insieme ai nostri utenti parleremo di questo. Però non voglio alle 12.04 rubare altro tempo al dottor Max Bugani perché è molto importante partire subito, visto che hai già selezionato una tonnellata di articoli e io, Massi, vorrei far vedere, io se li apro direttamente al posto della tua faccia, nel senso che la condivisione posso farla solo così, e quindi adesso partiamo subito con il primo articolo. Allora, vorrei che lo commentassi tu, è un articolo apparso con tanto di video e recita Fiorello sul sonnellino di Crimi, ero in collegamento con Casaleggio. Ce lo spieghi, Max? Semplicemente perché è giusto, si parla tanto di satira e i comici che fanno battute su di noi e ci mancherebbe, soprattutto quando facciamo degli errori, quando facciamo degli inciampi, degli scivoloni. È giusto che, come tutti i politici, anche i politici, cioè i portavoce del Movimento 5 Stelle, vengano scherniti e presi in giro, ci mancherebbe. Quindi è pieno e ci fanno ridere. Io sono uno che si diverte quando i comici si prendono in giro. Non mi diverto però, e non la si può chiamare satira, è inutile che Fiorello e altri comici facciano i furbini dicendo: ah, ma abbiamo fatto questa cosa su Crimi, il Movimento 5 Stelle, ma se la sono presa, non si può proprio scherzare. Questa è una satira, nel senso che qui c'era una fotografia, stiamo parlando di una fotografia di Vito che chiude un attimo gli occhi, quindi io ho parlato con lui direttamente, anche con altri che hanno detto che assolutamente non stava dormendo, si era appoggiato un attimo, come facciamo tutti normalmente, come fai anche tu Matteo durante la diretta, come faccio io quando sono in comunale, ma ti appoggi un attimo, chiudi un attimo le palpebre e ti fanno una fotografia, ed è una fotografia di uno che ha un attimo gli occhi chiusi. Fiorello cosa fa per scherzare? Riprende con una videocamera la fotografia, muove un pochino e si vede in questo video di Repubblica, che è poi quello che aveva postato. Muove un pochino la videocamera e lo fa sembrare un video, cioè quindi come che Vito stia effettivamente dormendo, perché poi dopo Fiorello scherza, sto parlando con Casaleggio, sono in collegamento, e quindi dà un'informazione falsa, fondamentalmente sta dicendo una cosa falsa. Allora la satira nasce su un evento vero su cui il comico, l'artista fa lo spernacchiamento, fa l'ironia, fa la satira, appunto. Se invece tu prendi una fotografia e racconti al mondo che Vito stava dormendo, per cui dopo poi tutti i giornali l'hanno ripreso assolutamente dicendo: ah, Vito che diceva, gli era scappata tutta su un politano, ma poi Crimi già dorme, dal nulla, da una battuta secondo me sbagliata, da un errore che ha fatto Fiorello, passa un'informazione scorretta. Tant'è che poi dopo, secondo me, non si deve offendere, visto che nell'articolo successivo che ti ho mandato, Fiorello dice: si può fare su tutto, ma non su 5 Stelle, su di loro divieto di satira. Ecco, secondo me Fiorello se lo poteva risparmiare, perché lui è un grande professionista, credo che si sia accorto lui per primo di aver fatto un errore, quindi non è che noi ce la prendiamo perché siamo pazzi. Il fatto è che dire che Vito stava dormendo quando non stava dormendo non è bello. Se poi capiterà che lui o un altro ci appisolerà, ben vengano tutte le Le critiche, battute e le ironie del certo. caso.
In cui questo non è successo, far sapere al mondo, per cui dopo tutti i giornali l'hanno ripreso, tutti gli altri politici dicono: ah, vedete, lui che aveva fatto quella battuta adesso dorme. Io credo che non sia una cosa carina, non faccia bene all'informazione, nel senso che se tu fai una battuta e fai capire che è una battuta, uno scherzo, ma che stai forzando e stai facendo sembrare una fotografia, quella che è una fotografia la stai facendo sembrare un video, è un discorso. Se invece in modo che poi tutti i giornali che prendono la notizia e diano una notizia falsa, secondo me non fa una cosa bella e come Fiorello, grande artista, non ti devi nemmeno offendere se te lo si fa notare. Poi chiaro in rete c'è chi probabilmente li avrà fatto notare con toni non proprio Sì, infatti dice consoni. gli insulti e la replica, solo che questa volta invece di limitarsi a ridere, qualcuno, anzi molti, non prendono bene lo sbaglio e iniziano a insultarlo via Twitter. Uno gli scrive: ti scagli con chi cerca di cambiare l'Italia, sei un poveraccio. Fiorello risponde, divertito: ah già, Oh. No, dimenticavo il divieto di satira sul Movimento 5 Stelle. Brutto bello che sia, che non c'è dopo nessuna. certi toni, Certo. esatto, dopo certi toni sono ovviamente da censurare, siamo noi i primi Ma a ci mancherebbe, certo. censurarli. E ripeto, sono io il primo, credo di parlare anche per te, Matteo, e per tanti Certo. altri, grazie al Movimento 5 Stelle, che apprezziamo le battute, l'ironia, la satira su di noi, lo spernacchiamento, soprattutto laddove ci vanno a toccare nelle nostre debolezze, nei Ma nostri certo. errori. Invece si fa una cosa non vera, secondo me, fa ridere, Io per ecco. esempio mi Quindi arrabbio quando vedo che qualcuno si offende perché Crozza magari ha imitato, invece io rido e come, benvenga la esatto. satira, ci mancherebbe, solo i dittatori hanno paura della satira. Certo sta, come dici tu, a fare satira su delle cose, notizie vere, perché lo sberleffo deve partire da quello, perché ha una Esattamente. grande potenza la satira, tra l'altro, quindi insomma di... Perché assolutamente, soprattutto in un momento in cui c'è questa attenzione su di noi e quindi quello che è uno sberleffo, fatto una cosa non vera di Fiorello, viene ripreso per dare a tutto il mondo una notizia non vera. Quindi a quel punto, secondo me, bisognava un attimo aggiustare il tiro, tutto qua, ma non ce l'abbiamo con Fiorello Senti, ma assolutamente. invece com'è questa storia che Grillo ce l'ha, con l'unità, che vuole addirittura chiudere l'unità? Com'è questa notizia? Questo penso che sia il titolo della settimana, l'articolo dell'unità. Non so se riesci a far scorrere, che si vede l'immagine proprio dell'articolo che avevano Sì, fatto. c'è già, c'è. Patto Grillo-Berlusconi: fermare il cambiamento. Questo credo che sia il carpiato più bello in assoluto che è riuscito a fare l'unità in questa settimana. Ovviamente si riferisce al dopo consultazioni, cioè dopo che Bersani e Letta avevano incontrato la Lombardi e Vito Crimi per le consultazioni del Partito Democratico per vedere se c'era la possibilità di creare un governo a nome di Bersani, con primo ministro Bersani, e mi fa sorridere tantissimo perché già Bersani in quell'incontro si siede e parla di siamo aperti al cambiamento, noi vogliamo il cambiamento assolutamente, guardate che noi siamo per l'innovazione, non sarei qui se non volessimo un cambiamento radicale, mentre dice questo. Non capisce che è un ossimoro già in termini, nel senso che se veramente il Partito Democratico fosse per l'innovazione, per il cambiamento, il primo a non dover essere lì sarebbe Bersani. Bersani è Letta, se il PD fosse veramente orientato a un cambiamento e innovazione del partito e poi della politica italiana, non doveva ripresentare questi personaggi. Cioè, un po' come se una casa automobilistica parla di innovazione e si presenta sul mercato con la 131 Mirafiori. Cioè, secondo me non ha alcun senso. E nel momento in cui lancia al cuore l'ostacolo, Bersani praticamente in ginocchio, chiede al Movimento 5 Stelle di trovare un accordo assolutamente, pur presentandosi, come dicevo prima, con le stesse identiche persone che da 20 anni hanno devastato questo paese, ecco che riesce a ribaltare il concetto e quindi dice Bersani era lì che cambiamento, ma chi frena? Quindi il conservatore che si va a unire alla da sempre storicamente più conservatrice è Beppe Grillo che praticamente per l'unità è in un patto con Berlusconi per fermare il grande cambiamento voluto da Bersani e dal PD. Io credo che questo sia forse il titolo più bello della settimana, quello che meritava più attenzione nella nostra controrassegna.
Tra l'altro lo faccio vedere a favore di camera, l'articolo è vero, non è un fotomontaggio, perché poi in questi giorni si parla spesso di fotomontaggi, di gente che tarocca le foto con Photoshop, come si sono permessi di dire la mamma di Federico Aldrovandi, questa è assolutamente vera. Tra l'altro lo dico, manderemo in onda molto presto, credo forse già stasera, adesso poi insomma daremo comunicazione il film integrale, Hanno morto un ragazzo dedicato a Federico, perché non possiamo e non Sì, abbiamo tra l'altro. mai pensato di abbassare la guardia su questa vicenda. Esatto, tra l'altro Vai. consenti di dare la massima solidarietà anche personalmente alla mamma di Federico Aldrovandi e anche di fare una battuta sulla pessima uscita di Giovanardi, che è Mamma. riuscito a dire che c'era un cuscino dietro la testa di Federico in quell'immagine. Direi che l'imbarazzo è il minimo che ci possa cogliere davanti a una dichiarazione del genere, ma ci ha colto ben altro. Sì, ecco, io Indignazione. dico sempre, lo ripeto, continuerò a ripeterlo fino allo sfinimento anche alle persone che ovviamente quando abbiamo postato questo commento dell'ex ministro Giovanardi che insomma si riferiva al fatto che anche i poliziotti sono state vittime. Di questa vicenda che non devono stare in carcere, eccetera, ecco, di non insultarlo, perché mi rendo conto che sia molto difficile in certi casi non abbandonarsi al dileggio, ma la maniera migliore, secondo me, per criticare queste uscite assolutamente vergognose è ricordare loro la verità. Credo che sia assolutamente la maniera migliore per distinguerci, anche visto che siamo le parole che usiamo. Mi rendo conto, appunto, che sia molto difficile in certi casi, come nei confronti, appunto, di Giovanardi, ma diciamo che dobbiamo smarcarci. Allora andiamo avanti. Dopo l'unità, invece, arriviamo a un facciamolo. Cosa vuol dire facciamolo, Ma Massimo? questa è la famosa petizione sottoscritta che da diversi giorni campeggia su Repubblica.it e anche su Repubblica Cartaceo e anche su altri giornali. È stata la famosa petizione sottoscritta da alcuni artisti, intellettuali, personaggi molto noti nel nostro paese che in un certo senso chiedono al Movimento 5 Stelle per il bene di paese, il bene del paese di non essere egoista, di fare questa alleanza con il Partito Democratico e adesso non riesco a farvi vedere gli screenshot, però ho collezionato diversi screenshot durante la settimana dove comunque quando c'è un articolo di Repubblica che riguarda il Movimento 5 Stelle, sotto c'è sempre questo richiamo, il link alla petizione, all'appello fatto da questi artisti, come a dire costantemente, vedete, magari qui hanno detto una cosa buona i grillini, quelli del Movimento 5 Stelle, ma gli artisti gli chiedono di fare, ma vedete questi personaggi illustri gli chiedono di fare questo passo. Allora, quello che mi chiedo io è dove sono stati questi artisti negli anni passati, nel senso che a mio avviso, siccome sono in prima linea adesso nel chiedere che venga fatto assolutamente questo governo, o chiedevano, visto che poi adesso magari si stanno un attimo rendendo conto della complessità o comunque del nostro diniego convinto fermo, dove erano negli anni passati, perché non hanno fatto una petizione tutti insieme con le stesse firme, così accorata, sentita per chiedere che non venisse fatta la TAV, lo scudo fiscale, che non venissero spesi soldi degli italiani follemente, che non venisse fatto l'indulto, i condoni, che venisse fatta una legge per il conflitto di interessi, cioè dove erano questi? Perché personaggi così importanti, illustri, non hanno sentito prima dell'arrivo del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni di dare dei segnali così forti, di mettersi insieme, di fare degli appelli perché la politica non agisse in quel modo becero, egoista e folle con cui ha agito per 30 anni. Ci sono persone, fra l'altro anche Don Gallo, dei firmatari, abbiamo simpatizzante, amico di Beppe, quindi persone straordinarie, con caratura mondiale, Ah, non Roberto c'è dubbio, Benigni. non c'è dubbio, non c'è E dubbio. allora io dico, si sono sentiti di fare questo appello, è uscito dal loro cuore, per l'amor di Dio, rispettabilissimo, legittimo, e non ho nulla da obiettare sul fatto che loro si sentano di fare questo adesso, però mi chiedo perché in questi anni tutti i personaggi famosi si sono chiamati fuori dall'impegno politico in prima linea, perché non hanno sentito con la loro cultura, con le loro conoscenze, con il loro ruolo di intervenire per dare una svolta prima dell'arrivo del Movimento 5 Stelle.
È una domanda che mi sa che rimarrà inevasa, credo, credo. Ma sì, un'altra, andiamo avanti se sei d'accordo, Andiamo avanti. perché insomma vedo che è Assolutamente. succulento. Qua invece si parla di espresso. Ritorniamo a parlare di Walter Vezzoli. In che Sì, senso? In che maniera? no, volevo far vedere perché quando è uscito l'articolo dell'Espresso che ha fatto questa copertina e è stata ripresa da tutti i giornali, senza però che tutti i giornali quotidiani andassero a fare una ricerca o intervistassero Walter o cercassero di capire immediatamente quale fosse la versione reale dei fatti, se questo era uno scoop fatto dall'Espresso ma che sarebbe caduto nel vuoto o se c'era in realtà qualcosa di vero, di sostanzioso e quindi era una polemica che doveva rimanere viva e che bisognava colpire Walter e Benjamin direttamente tramite Walter. Ecco, pochissimi hanno fatto un lavoro di indagine, quelli che l'hanno fatto immediatamente non hanno ripreso l'articolo. Ho postato questo articolo del Fatto Quotidiano, perché questo è un articolo del Fatto. Perché l'articolo non viene firmato e allora ho notato in questi 2 anni in cui sono consigliere qui a Bologna, consigliere comunale, che spesso quando un giornale riprende un articolo di un'altra testata, ma non è sicuro, quindi non ha avuto tempo di fare le indagini, le verifiche del caso, ma l'articolo lo stesso, fanno un pezzo lo stesso perché se no loro in gergo dicono se no rimane scoperto, cioè noi non prendiamo la notizia che gli altri giornali stanno dando. Quindi, parte su Corriere Repubblica, io Fatto Quotidiano, ma adesso sto facendo un esempio, succede per tutti i Sì, giornali, non posso lasciarla vuota, quindi la devo dare anche se sono in ritardo, la do lo stesso. Però una cosa che conferma quello che dicevo, che non sono sicuri della notizia che stanno dando, secondo me, che lo sto notando, e credo che non sia una casualità, lo sto notando su più articoli, l'articolo non viene firmato, cioè viene firmato da sì, redazione. lo stiamo so In questo caso sottolineando in questo momento. Redazione del Fatto Quotidiano del 7 marzo. redazione il Fatto Quotidiano e quindi viene fatto perché nel caso poi si scopra che l'Espresso ha detto una fesseria, quindi io ho ripreso una fesseria, la responsabilità ricade su tutto il giornale, non abbiamo un giornalista unico che si è esposto con nome e cognome su una cosa ancora non verificata. Ecco, io credo che anche questo modo di fare giornalismo, mi auguro che finisca, credo che debba finire, perché comunque il giornalismo che piace di più a noi è un giornalismo che verifica la fonte delle notizie. Quindi se l'Espresso ha fatto un articolo, uno scoop su una cosa smentita poi il giorno stesso o il giorno dopo da Walter direttamente sul blog, tu hai la possibilità di contattare Walter, tu giornalista parli con Walter, verifichi, vai in Costa Rica, ti informi, guardi, controlli e a quel punto dici ok, la notizia non meritava di essere data. Invece è molto più facile far uscire la notizia e poi dopo dare la smentita magari con un articolo molto più piccolo, molto più nascosto in una pagina o in un angolo del sito web del quotidiano. Sicuro che l'obiettivo del giornale della testata fosse quello di informare? Questa è una certezza che io non ho. Sono sicuro di quello che dicevo prima, che quando esce la notizia, soprattutto se non è un comunicato che viene dato alle agenzie di stampa, quindi tutti i quotidiani hanno accesso, e allora tutti poi si informano e danno la notizia. Quando invece è un giornale solo che tiene la notizia, come in questo caso l'Espresso, che credeva di avere un mega scoop, invece ha fatto un salto nel vuoto, diciamo, è andato a vuoto. Un flop, un mega flop. Mega flop. Epic fail lo chiamano sul web. Esatto. Allora, in questo caso gli altri devono rincorrere perché dicono: è uscita la Certo, notizia, certo, puoi certo. proprio dire che l'hanno data senza essere sicuri al 100%. Intanto ridiamola anche noi, di modo che non la lasciamo aperta sul nostro quotidiano, e poi vediamo. Nel caso poi si scopra che era una bufala, noi abbiamo usato comunque toni più morbidi di quelli dell'Espresso, ci siamo firmati come redazione, non col nome giornalista, e quindi ne usciamo un po' più indenni da questa comunque disinformazione che abbiamo dato. A proposito invece di informazione e di ricerca della verità, c'è un'altra notizia, mi pare assolutamente fondata, che dice ex terrorista Nero Tuti, mi piace il Movimento 5 Stelle, molti
simili al programma di Salò. Ecco, vorrei capire assieme a te se voi del Movimento 5 Stelle siete fascisti, prima innanzitutto, se avete aperto appunto a Casa Pound e se appunto non, insomma, se siete convinti di quello che dite, eccetera. Vorrei che commentate questa notizia, Max. Questa è meravigliosa. Allora, intanto non apriamo a Casa Pound assolutamente e non c'è nessuna forza politica più distante dal fascismo di quanto lo siamo noi del Movimento 5 Stelle. E questo articolo però è meraviglioso, pubblicato sul quotidiano nazionale, che è poi il resto del Carlino, il giorno, la Nazione, dipende dalle varie regioni, acquista un nome diverso in base alla regione in cui viene stampato e venduto, e c'è questo personaggio, fra l'altro dalla foto del terrorista con il sigaro in bocca, la foto già un po' rovinata, quindi veramente un uomo tutto squallido, che però lancia a tutti i lettori di questo giornale: sono vicino al Movimento 5 Stelle, cioè proprio mi piace, molti punti simili al programma di Salò. Sarebbe carino anche magari se il giornale si impegnasse a fare un elenco di questi punti del programma del Movimento 5 Stelle simili al programma di Salò e di quello che era il fascismo in quegli anni. Io credo che queste siano operazioni veramente ridicole. Questa è la caccia a chiunque possa mettere in cattiva luce il Movimento 5 Stelle. E quindi ovviamente questo signore è anche stato contento di andare sul giornale dopo tanti anni e di poter apparire, perché poi immagino che sia così, e quindi far parlare queste persone non è poi così complicato, nel senso che magari un giorno si dicono vicini a Grillo, magari un giorno si dicono vicini a Bersani in un altro momento, l'importante è dare a loro la possibilità di riapparire, e questo è l'ex terrorista nero condannato a 2 ergastoli per 3 omicidi, 38 anni di carcere, è libero e si dedica all'allevamento dei cavalli, ma di Beppe Grillo condivido appieno gli attacchi alla casta e la sua apertura a Casa Pound, che non si capisce bene quando ci sia stata l'apertura a Casa Pound. Alla fine di tutto però penso che nemmeno loro ce la faranno a cambiare le cose. Apriamo il Parlamento come una scatola di sardine, dicono così, ma io rispondo: pensate di poter entrare nel meccanismo della finanza internazionale, come pensate di poter controllare lo spread? Vabbè, un articolo veramente che secondo me non sta in piedi da nessun punto di vista, ma il messaggio che ha dato questa testata giornalistica è chiaro. Gli ex terroristi neri fascisti sono vicini al Movimento 5 Stelle. Le persone leggono queste notizie, e persone magari in buona fede poi ci credono, si spaventano, certo, e credono che siano questi gli interlocutori del Movimento 5 Stelle. Non c'è nulla di più falso. Senti, poi c'è un articolo sulla stampa che racconta come il Movimento 5 Stelle non sarebbe legale, addirittura in Germania sarebbe illegale. Voi sapete che siete illegali? Questo è un titolo straordinario. Fra l'altro, se poi uno legge l'articolo si rende conto che nell'articolo non viene detto quello che il titolo lascia intendere, e questa è un'altra prassi giornalistica, perché sapete che l'articolo non è la stessa persona che fa il titolo, perché nei giornali c'è il titolista, e quindi l'articolo magari certe volte è anche equilibrato, molto spesso dice la verità, segnala, ma il titolo invece deve essere sensazionale, e quindi il titolo da una parte magari dell'articolo deve cercare di portare il concetto e di dare la cosa più d'impatto. In questo caso c'è il leader dei pirati tedesco, Bernd Schäfer, che dice che siamo un movimento senza democrazia, tutto è dettato da Grillo e Casaleggio. Io confermo che non ho mai, lo dico sempre, mi danno del lecchino, del ruffiano ogni volta che lo dico, però io confermo che non ho mai avuto una minima imposizione né da Grillo né da Casaleggio sul programma del Movimento 5 Stelle di Bologna, sulle mie azioni all'interno del Consiglio Comunale di Bologna, sulla scelta dei candidati che abbiamo fatto, liste che a Bologna sono state fatte sempre con un voto democratico delle persone, dei simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Io non ho mai avuto un'imposizione su nulla di ciò fatto in 2 anni all'interno del Consiglio Comunale di Bologna, nemmeno una piccola ingerenza, mai. Ci tengo a sottolinearlo, però in questo articolo viene detto questo. Poi però alla fine questo signore dice che gli piacciono un sacco di cose, quindi da un'impostazione che dovrebbe essere quella di lanciare il messaggio ai lettori della stampa
Movimento 5 Stelle è manipolato da due dittatori, in realtà poi dice noi Grillo si è ispirato a noi pirati tedeschi, in politica le buone idee sono fatte per essere copiate, poi gli chiedono, i grillini chiedono lì 2 mandati, mi sembra un'ottima idea, la sottoporrò al nostro liquid feedback. A settembre le elezioni in Germania, dice se riusciremo a distrarre i giornalisti dai nostri contratti interni, quindi anche lui ammette di avere della discussione interna che era quello che attaccava del Movimento 5 Stelle, allora niente potrà di entrare nel Bundestag. Quindi anche qui da probabilmente un'intervista di una persona che strizza forse anche l'occhio al Movimento 5 Stelle o comunque da come noi stiamo entrando nelle istituzioni e dal fenomeno sicuramente innovativo che rappresentiamo, ecco che l'articolo, soprattutto nel titolo, invece diventa nel Movimento 5 Stelle non c'è democrazia, in Germania addirittura non sarebbe legale. Cioè, Quindi fantastico. è evidente che si ritorni di nuovo a considerare il lettore medio uno sciocco, una persona superficiale che non approfondisce, che basta cambiargli il titolo per fargli credere che l'articolo dentro nel suo cuore, al suo interno, invece appunto rappresenti esattamente la linea che è espressa in quelle due righe, no? Che non c'è Esatto. la strada della legalità per entrare nel Movimento 5 Stelle. Sì, anche perché sappiamo che la maggior parte dei lettori guardano i titoli e le fotografie, non lo dico Sì. perché devo offendere nessuno, è perché è così. No, questo è evidente, ma Esatto, guarda, succede anche su Facebook, lo sanno tutti. Se tu pubblichi esatto. un articolo, un post, no? Perché fai conto 15-20 righe, che prevede più o meno, diciamo, 3 minuti per essere letto, va? Dopo 20 secondi c'è già qualcuno che ti scrive: bravi, sono d'accordo, oppure siete degli Esatto. schifosi maledetti, e l'hanno già condiviso in 30, quindi vuol dire che non l'hanno letto. Sì, perché hanno visto il titolo e la foto e hanno deciso da che parte stare. Ma cioè, mi rendo conto che uno che apre il giornale la mattina o va sui siti di informazione la mattina, se vuole leggere tutto e Deve documentarsi, saltare. passa la giornata a leggere. Quindi Certo. va sull'articolo che lo interessa di più. Però spesso invece questi titoli magari non vengono letti, non vengono approfonditi, ma arrivano. E quindi il titolo lancia i messaggi errati, lancia i messaggi fuorvianti, che poi sono quelli che rimangono. Quindi c'è un lavoro veramente di immagini e titoli, e se voi a proposito di immagini e titoli apriamo l'articolo successivo, Sì, che sì, sì. lanciano messaggi subliminali fortissimi al lettore, costantemente. Questo direi che, beh, tra l'altro sono stati anche abbastanza bravi a fare questo disegno. Beh, il titolo, insomma, leggilo tu, insomma, si vede Beppe Grillo come Bin Laden, quindi direi che è abbastanza semplice capirlo. Sì, vabbè, pare gli anonimi grillini, già qua prendono delle dichiarazioni di grillini non meglio precisati, quindi non si sa di chi stiamo parlando, e già fare giornalismo su qualcuno ha detto una no, pare Si che un dice. deputato abbia detto, pare che un senatore uscendo abbia detto che, cioè o scrivi chi è, di modo che lui può dire confermo, oppure non lo scrivi. Cioè, e in questo modo, quando c'è una notizia che magari viene rimpallata nei corridoi da 4 giornalisti, proprio il telefono senza fili, no? Come si faceva una volta. Parte magari uno che ha detto una cosa, arriva completamente diversa a quello che è dall'altra parte del telefono senza fili, dopo 8 passaggi, e diventa non si sa come un titolo, però con pare che qualcuno dice che, e ci sono degli artisti fra i giornalisti, anche ormai fra i quotidiani, direi che qualcuno ormai è maestro in questo, per lanciare il titolo senza mai dare qualcosa di più chiaro e farci capire chi ha fatto certe dichiarazioni. E poi, vabbè, in questo articolo c'è l'immagine di Grillo dipinto come Bin Laden, con sotto addirittura il giochino da votare, il sondaggio. Qual è il tuo stato d'animo? Triste, stupito, allegro, arrabbiato? Ecco. Non so che dire, 218 sono stupiti, io faccio 219, allora dopo metterò il mio click perché sono abbastanza stupito da questo modo di fare informazione, veramente. E andiamo avanti, Max. Invece si parla di Renzi. Spunta Matteo Renzi. Perché spunta Matteo Renzi? Sì, questo l'ho messo perché nei giorni scorsi anche sul blog di Grillo era apparso un video che avevamo fatto qui da Bologna su quello che sta succedendo all'interno di Unipol, o comunque quella che è stata nell'estate scorsa l'operazione di acquisto di Fonsai, Fondiaria Sai, la compagnia assicurativa, da parte di Unipol,
un acquisto che, come abbiamo raccontato in quel video, ha delle tinte molto fosche, con un aumento di capitale sproporzionato che ha ridotto sul lastrico migliaia di azionisti, ha steso i capitali di migliaia di azionisti, parliamo di persone che avevano risparmiato 20, 30, 40, 100 mila euro, che nel giro di 2 giorni se li sono visti bruciare completamente per via di questa operazione. La stiamo studiando, ci stiamo lavorando, le cose non sono molto chiare, però Renzi, senza probabilmente conoscere questo passaggio, o forse conosce, ma facendo finta di niente, viene a Bologna, incontra l'Unipol e dice, incontra l'amministratore delegato di Unipol e dice: Unipol è fantastica, è il futuro. Nel frattempo, a noi, dopo che abbiamo fatto quel video che è stato pubblicato sul blog di Beppe 10 giorni fa, sono arrivate centinaia e centinaia di mail di persone disperate che avevano l'unico torto di avere investito in azioni Apple e di aver bruciato il proprio capitale, non perché l'azione è crollata, ma perché c'è stata un'operazione scientifica studiata che è stato questo aumento di capitale mostruoso. E per il quale poi loro, dopo 2 giorni, adesso non vi sto a spiegare tutta l'operazione perché sarebbe complicato, ma c'è il video. Dopo 2 giorni si sono trovati con il capitale praticamente azzerato. Più sento queste cose, più sono contento di non comprare giornali da un sacco di tempo e insomma di vedere anche le persone che si stanno emancipando, diciamo, da questa idea, perché credo sia utile far vedere come le notizie vengono presentate, come per esempio si possono trovare sul web anche possibilità presentare solo alcune cose rispetto ad altre. Per esempio, il link successivo che mi hai mandato è una ricerca proprio riguardo a Di Battista sul caso dei Marò, giusto, Max? Sì, esatto. Lì Alessandro Di Battista, nostro deputato, ha fatto un intervento, a mio avviso, straordinario su quelle che erano state le negligenze di Terzi, del governo Monti, del ministro Terzi, dell'ex ministro Terzi, del governo Monti sul caso dei Marò. Ha fatto un intervento che ha girato moltissimo tra di noi in rete, fra l'altro un video che avete lanciato sulla che ha centinaia di migliaia di visualizzazioni, che però sul web, se uno su Google digita Alessandro Di Battista Marò, vedrà che la copertura che è stata data sul web di questa notizia appartiene a siti minori o stranieri, come nel caso dell'Huffington Post. Ci sono quotidiani italiani, se non Repubblica, mi sembra che lo riprendeva proprio in un articolo di 40 righe, c'era una riga. Anche Di Battista bacchetta l'operazione del governo, quindi non era stata praticamente ripresa. Questo per far capire che in questo clima in cui si è attenti a qualsiasi piccolo errore del Movimento 5 Stelle o ogni battuta, comportamento, atteggiamento, gli viene dato un'enfasi, un'eco straordinaria, laddove poi c'è un intervento, a mio avviso, straordinario di uno dei nostri portavoce, ecco la notizia scompare dai media nazionali più importanti. Beh, Alessandro in quell'intervento è stato davvero un grande, ho riconosciuto anche molti. Per esempio, mi ricordo un tweet di Enrico Mentana che dice: voi dite sempre che i ragazzi eletti del Movimento 5 Stelle sono altro che cri-cri, gne-gne, qualcosa del genere. L'intervento di Di Battista era assolutamente No, perfetto, direi. infatti, guarda, parlando, ecco, cioè, ci tengo a dire questo perché noi facciamo questa controrassegna stampa, sembra che ce l'abbiamo trasversalmente con tutti i giornalisti di qualsiasi testata. No, io lo dico per primo, io conosco tantissimi giornalisti veramente in Certo, gamba, certo. che però fanno magari molta fatica ad emergere, perché il sistema in cui si trovano a operare è questo. E quindi perché un bravo giornalista riesca a rompere questi meccanismi non è così facile. No, tra le altre cose sono abbastanza convinto che diciamo questa sconfitta dei giornali cartacei, questo avvento dell'informazione digitale, in realtà premierà i migliori giornalisti, perché la rete è assolutamente iperdemocratica e quindi in grado di selezionare, di eventualmente buttare fuori, semmai di far sparire i giornalisti chiamati Credo proprio di sì, giornalai, i credo proprio di giornalisti sì. giornalai, non i giornalisti Ma guarda, giornalisti, come diceva nel film Forte Apache Giancarlo Siani. esatto. È poi semplice da capire perché avvenga questo fenomeno, perché se comunque sei pagato articolo, sei
Tra l'altro qui ci sono alcuni giornali che fanno straordinarie campagne contro la precarietà per il lavoro a tempo indeterminato, e poi al loro interno hanno magari l'80-90% dei dipendenti con contratti da fame, precari, persone che un giorno all'altro possono essere mandate a casa, ma in molti casi addirittura pagano ad articolo. Quindi se fai l'articolo che va sul giornale ti diamo 10 8 euro, 15 euro. Quindi è chiaro che un ragazzo alle prime armi, che deve comunque mangiare e deve portare a casa due soldi, ha un gioco molto più facile se riesce a trovare un filone di rissa fra due consiglieri comunali, fra due consiglieri, perché questo gli consente di fare più articoli un giorno dopo l'altro, creano la telenovela, per cui si assicura tot entrate lavorando ogni giorno. Se invece c'è il giornalista che dice: ok, io però ho scoperto il caso Unipol, voglio approfondire questo acquisto di Fonsai, questo aumento di capitale, ha bisogno di mesi per studiarselo, e mentre studia e lavora per studiarsi quello, per poi alla fine fare un ottimo articolo, una bella inchiesta, nel frattempo non guadagna. Quindi non è semplice, finché la gestione dei giornali più importanti, dei quotidiani più importanti, è fatto in questa maniera. Ci auguriamo che la rete, come dicevi tu, consenta proprio di far emergere i migliori. Tra l'altro, Max, volevo ringraziare Alessandro Bonati che in questo momento ci ha anche, per esempio, mandato un link. Adesso te lo giro, Ci ha così ti anche. arriva, arriva anche a te, vediamo se parte. È su Blitz Quotidiano, aspettiamo, vediamo se riesco a recuperarlo anche su questa chat, perché oggi pomeriggio, anzi stamattina, stiamo provando una nuova chat, insomma, per essere un po' più leggeri. Allora, vatti a vedere il link, te lo metto proprio su Skype, guardalo nella chat. Direi che è abbastanza interessante. Oggi Beppe Grillo, mentre l'Italia va a rotoli, se la gode. Attenzione, guardatelo l'articolo. Io Non lo tanto. so ancora. È direttamente Dov'è? su blitzquotidiano.it. Te l'ho messo sulla chat di Ok, Skype. Comunque, no, però l'ho blitzquotidiano.it. aperto, ma non trovo Beppe Grillo. Allora, il link è foto notizie oggi. Allora, aspetta, che non si vede bene, te la rimetto. E comunque, allora, vediamo se si Ah, apre. ok, l'ho visto. L'hai Beppe trovato? Grillo, Italia va a rotoli, lui se la gode in piscina. Fantastico. Direi che questo non è male. Aspetta, che adesso l'ho perso io. Figurati, ecco. Ovviamente l'ho perduto. Fa notare che però c'ha la tavoletta, Beppe, quindi comunque Eccolo. un punto fermo. Perfetto. Ah, è perché è ripreso da oggi, in realtà. Questa è fantastica. La copertina di oggi addirittura è Beppe in acqua con la cuffia. Beppe Grillo e lui se la ride. No, ma Lui se la ride, è veramente tanto qualcosa proprio, di incredibile. un po' se ne frega di ciò che sta accadendo. Non che è un uomo che ha messo in gioco la sua vita, tutta la sua carriera, proprio perché non se la ride e perché sta cercando insieme a noi di fare qualcosa di straordinario, no? Addirittura. Tra l'altro, gli hanno fatto questo scatto, sono riusciti a fermarlo con una faccia che è un misto tra un ebete e uno che se la ride. È veramente. Veramente bella. Senti, se avete delle fotografie da prestargli, da favorire, insomma, gentilmente lo possiamo fare, ne parlavamo anche l'altro giorno. Se ne hanno bisogno, abbiamo un archivio grande, nutrito. Sì, direi nutrito, veramente. Allora, Max, senti, se non ci sono altre cose da dire, io vorrei raccontare due cose veloci, che insomma la nostra rassegna stampa ovviamente continuerà ogni martedì a partire dalle ore 11:00-11:30, insomma generalmente siamo abbastanza puntuali, comunque nella mattinata, e abbiamo anche attivato una mail, che è la cosa oggi, tutto attaccato, punto beppegrillo@gmail.com. Fra poco ve lo dico. Perché vi diciamo questo io e Max? Perché da oggi è possibile mandarci dei link e così aiutarci nella redazione a diventare redattori di questa rassegna stampa, contro rassegna stampa, e diciamo sbugiardare un po', farci anche una risata, ma raccontare un po' che tipo c'è di verità. Alcuna stampa, incerta stampa, non siamo contro tutta la stampa, solo con certa stampa che dell'informazione fa, diciamo, scartastraccia, ma forse è eccessivo. Massimo, come la definiresti Niente, sei entrato in un tunnel, da qui se non ti sa qualcosa non ne usciamo. No, vabbè, ma cioè, proprio poi io direi che all'interno di ogni testata giornalistica ci sono giornalisti più bravi e giornalisti che seguono invece di più
il gossip o la stupidaggine o la falsità perché fa fare il pezzo, fa titolo. E quindi io mi auguro che in ogni testata ci sia veramente una presa di coscienza dei giornalisti bravi e che tentino quella rivoluzione che noi stiamo cercando di portare invece nella politica, perché le due cose devono per forza andare di passo, se no non si riuscirà davvero a cambiare in meglio questo paese. Ecco, lo vedete in sottopancia, la cosa oggi, tutto attaccato, appunto, Beppe Grillo, @gmail.com per segnalare articoli faziosi e anche interviste radiofoniche, pezzettini video, insomma, che volete condividere con noi e far diventare parte integrante della rassegna stampa della settimana prossima, che ovviamente condurrà il nostro Max Bugani. Ormai lui è convinto, fa no, ma vi faccio un favore, eccetera. Noi ti abbiamo, sei nostro ormai, Max, non puoi più, non puoi più, non hai, non avrai una vita tua. A me fa Bene, piacere, guarda, assolutamente. Massi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di oggi, la nostra Chiudiamo controrassegna. qui, siamo riusciti a fare 46 minuti anche oggi. Immagino che poi venga registrata, quindi ci sarà modo per Sì. chi non c'è in diretta di rivederci e quindi io ti ringrazio Assolutamente e sì, assolutamente sì. ti abbraccio e saluto Grazie. tutti. Grazie Max, buona giornata, buon lavoro perché Max è anche capogruppo del Movimento 5 Stelle a Bologna, in comune, consigliere. Evidentemente quando prima ho detto voi del Movimento 5 Stelle, ma se siete di destra, ho detto voi nel senso voi eletti, è evidente che io ho votato il Movimento 5 Stelle, ma anche se secondo alcuni giornalisti, ex direttori di telegiornale, io sono un fazioso e capace solo ad annuire al mio capo, come se questo fosse il TG1 e io dovessi rappresentare super parte le sensibilità di tutti. Evidentemente sono di parte, ho votato il Movimento 5 Stelle e ci Siamo mancherebbe altro, mi viene da dire. tutti così, Matteo. Quelli che sono d'accordo con Beppe sono dei lecchini, quelli che gli Certo, danno contro sono dei geni, dei grandi intellettuali. ma io sto ancora aspettando di ricevere una telefonata da Emilio Fede che mi abbraccia perché l'ho vendicato. Così è stato detto da un giornalista di cui neanche il nome, non c'è neanche il caso di ricordarlo e di dargli Fantastico. importanza. Max, buona giornata. Ci vediamo a Ciao, Matteo. questo Grazie. punto martedì 9 aprile, settimana prossima. Continuate a scrivere la cosa oggi.beppegrillo @gmail.com perché io e Max rispondiamo, insomma, farciamo la prossima puntata anche con tutti i vostri contributi. Grazie Max, buona giornata. Ciao Matteo, grazie ancora.